www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Raduno confraternale a Campofranco il 21 marzo 2015. Sera il confrate nella veste di il priore. Priore della confraternita del Santissimo Sacramento di Campofranco. Ecco questo astile cosa rappresenta? Non è il correggitore? No, questo è un simbolo del priore, ha avuto sempre una croce e l'abbiamo rinnovato con questa crocettina piccola. Ma tu sei consorella? Dai, rispondi, dai. Sei una consorella? Sì, piccola, dimmelo, sì. Dai, Fermino. Dai, amore, avanti. E queste sono le consorelle, i confrati della confraternita di Campofranco. La confraternita degli agonizzanti, Sutera. Ora. Le posso chiedere la sua età? 83 anni fece il 7 di marzo. Quanti? 87. E da quanto tempo è confrate? Ma quasi cade caroso. Perché ci sono state tante sbalze di confraterno. Ma io sono stato sempre del primo. E sogno ancora qua. E quelle che cantano in questo momento sono i confrati della confraternita del Santissimo Sacramento di Campofranco. Ci siamo visti l'anno scorso che sono venuto a predicare al posto del vescovo per le palme. Ed è proprio qui, in questa postazione, davanti al santuario di San Calogero, dove le confraternite del vicariato di Mussomeli affluiranno appunto in questa postazione per proseguire in direzione con un corteo processionale alla volta della Chiesa Madre di Campofranco. Nel frattempo ciascuna confraternita con i propri confrati o consorelle cercano di sistemarsi e trovarsi pronti al momento, ecco, dell'avvio del corteo processionale. E intanto l'arciprete di Campofranco si intrattiene con la confraternita di Campofranco. E da qualche minuto sono arrivati i confrati e le consorelle della confraternita di Bonpensiero. Quante confraternite stasera qui a Campofranco, a questo raduno? Allora, oltre alla nostra confraternita, ci sono tutte e cinque confraternite di Mussomeli,
due di Sutera e una dei confrati di Bonbenziere. Bene, buongiorno, ben arrivati. Benvenuti. Buonasera, sì, avete ragione. No, bellissimo, benissimo. Lei ha spammato un e al raduno sono arrivati anche i confrati della confraternita di Maria Santissima dei Miracoli di Mussomeli. Alla prima uscita il superiore della Madonna dei Miracoli, della confraternita della Madonna dei Miracoli. La prima uscita fuori da Mussomeli, però. E pian piano sono arrivate anche le altre confraternite mancanti e intanto fra di loro saluti e abbracci. Stasera qui a Campofranco, o meglio quest'oggi pomeriggio a Campofranco, Mussomeli è presente con tutte e cinque le confraternite. Un tuo pensiero? Il mio pensiero è che le confraternite mussomolese si dimostrano sempre unite quando occorre, come questa giornata, che è una giornata interessante, che tratta sui temi confraternali, e per l'ennesima volta le confraternite dimostrano sempre uno spirito di fraternità, di confraternità e di interesse socioculturale, che noi come vede siamo ben lieti sempre di contribuire ed esportare quelle che sono le nostre tradizioni mussomolesi. Le confraternite nel loro cammino, oggi ci sarà la liturgia dove parteciperanno queste confraternite e che dove Mussomeli farà a sentire anche i suoi lamenti? Sì, come sentiamo, già come sento alle mie spalle, già ci sono dei confratelli che si stanno già riscaldando la gola, per usare un gergo canoro, per le cantate che, come lei, come tutti ben sapete, i nostri canti hanno un significato religioso molto forte, quindi anzi, come potete sentire, sono dei canti che fanno i nostri giovani, che tramandano quelle che sono le tradizioni del nostro amato Mussomeli. E qui c'è la postazione di un'altra confraternita, quella del Santissimo Sacramento della Chiesa di San Giovanni Battista di Mussomeli. E qui intanto la piazza davanti al santuario di San Calogero si va facendo sempre più numerosa, dei confrati che a momenti snoderanno per le vie in direzione della Chiesa Madre, e intanto i giovani cantori stanno eseguendo dei brani per perpetuare la tradizione delle lamentazioni paesane. E questi giovani che stanno eseguendo il loro brano appartengono alla confraternita di Maria Santissima dei Miracoli, della Madonna delle Vanelle e della Chiesa di San Giovanni. I colori degli abiti confraternali stanno vivacizzando l'ambiente con i colori che va dal celeste, il rosso e il bianco.
e dobbiamo dire che le confraternite, ecco, le più sono dedicate al Santissimo Sacramento. Anche per te è la prima uscita da superiore, da presidente? Sì, dopo il sabato del popolo in realtà questa è la seconda uscita. E speriamo di vivere un bel momento di preghiera e di comunione assieme alle altre confraternite delle altre diocesi. Ed il padre Alessandro si sta intrattenendo col priore della confraternita di Campofranco. E qui abbiamo un'altra confraternita, quella di Citera dello Spirito Santo. Confrate di quale confraternita? Sutera. È il Santissimo Sacramento o confraternita dello Spirito Santo? In quanti siete arrivati? Siamo una sessantina tra donne e uomini, però tutti non ci siamo. Presenti a Campofranco? Presenti a Campofranco saremo 18-20. Un buon numero. Ma il numero abbastanza numeroso. E allora la consorella cosa ha da dire qui a Campofranco? Che è un momento bellissimo, ci ritroviamo tutti, è un'occasione annuale per incontrarci e vivere questo momento di convivialità. Testimoniamo, ecco, la presenza delle confraternite qui a Campofranco. Sicuramente testimoniamo la pietà popolare che è presente in ogni comunità, è un'espressione, anche un momento per valutare, un momento per ricordarci quella che è la missione specifica delle confraternite, proprio in questo periodo di Pasqua dove tutti siamo chiamati a vivere la dimensione della pietà popolare. Fermi! E come potete osservare, la foto ricordo, ecco, delle 9 confraternite partecipanti al raduno di Campofranco nel giorno di primavera, 21 marzo 2015, foto di gruppo davanti al santuario di San Calogero a Campofranco. Ed è arrivato il momento del corteo processionale che porta le confraternite nella Chiesa Madre. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete!